L'iconografia, letteralmente descrizione delle immagini, è termine dell'archeologia settecentesca interessata all'identificazione dei ritratti antichi. Oggi è il termine con cui si designa una categoria specifica della storia dell'arte, quella che tratta le immagini non tanto dal punto di vista dello stile, della datazione e dell'origine, quanto per il contenuto cui si riferiscono e per segnalare la continuità o le varianti con cui a un certo contenuto corrisponde una determinata forma di rappresentazione. Per esempio, nelle porte di Santa Sabina e in altre rappresentazioni, nel V secolo a Roma si afferma l'immagine di un uomo inchiodato alla croce. Si tratta del Cristo crocefisso, che da allora in poi raffigurerà il momento culminante della Passione. Nel mondo pagano, gli dei erano riconoscibili per il loro aspetto e per i loro attributi, l'aquila e le frecce per Giove, il caduceo per Mercurio e via dicendo. Il mondo cristiano adotta una serie di motivi e di raffigurazioni standard, facilmente riconoscibili. Un esempio: all'inizio del V secolo, in Santa Prudenziana, sempre a Roma, il Cristo è rappresentato in trono con manto e tunica d'oro, i piedi chiusi in eleganti sandali. Il volto è quello di un uomo maturo dalla barba lunga, una barba considerata segno di riconoscimento del filosofo neoplatonico e del saggio. Durante il V e il VI secolo a Ravenna torna l'iconografia del Salvatore nei ricchi abiti propri dell'imperatore, ma sempre senza barba, tranne che nelle scene della Passione in Sant'Apollinare Nuovo e nel medaglione inserito all'incrocio dei bracci della croce al centro del mosaico absidale di Sant'Apollinare in classe. L'iconografia bizantina del Cristo quindi si alterna tra uomo imberbe e uomo con la barba. Da questi esempi traiamo la conclusione che le evoluzioni iconografiche del Cristo si fissano secondo il modo in cui si affronta la struttura narrativa o simbolica di un determinato tema. Nel Medioevo i modelli cui ispirarsi sono scelti per la chiarezza della loro espressione dottrinaria e per l'autorità del luogo in cui si trova il modello. A Ravenna, gli ariani, nel loro battistero, non esitano a ripetere lo stesso tipo iconografico che era nella volta del più antico battistero degli ortodossi. Un'importante forma di documentazione e di trasmissione di determinate iconografie è costituita per tutto il Medioevo dalla miniatura, repertori di immagini che eserciteranno la loro influenza ancora nell'età romanica in avori, mosaici e cicli pittorici. L'iconografia quindi si tramanda a distanza di tempo e spazio. Perché quindi è utile l'iconografia? Perché non serve solo a indicare il soggetto di una rappresentazione, ma è utile anche a ricostruire un tessuto culturale. Così come le varianti rispetto a una tradizione costituita possono avere un senso non soltanto come iniziativa personale dell'artista, quanto come ricerca di significati che la vecchia iconografia non conosceva o non rendeva palesi. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!